vogliamo riprendere la nostra lettura intorno al Libro dei Salmi e siamo giunti al Salmo 79, dopo aver concluso l'ultima volta il Salmo 78, che è uno dei salmi più lunghi del Salterio, non è quello più lungo, ma è un salmo piuttosto lungo rispetto ad altri. E siamo sempre nella raccolta dei salmi di Asaf. Anche Asaf è stato, possiamo dire, un salmista molto prolifico e lo Spirito del Signore ha registrato tanti salmi anche di quest'uomo. A livello numerico non supera Davide, però possiamo dire che Asaf è probabilmente il secondo salmista del Salterio più prolifico. Ma prima di leggere il Salmo 79 vi invito a leggere qualche brano, qualche versetto nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 3, Ecclesiaste capitolo 3, e possiamo leggere i primi tre versetti, poi capiremo perché leggiamo questo versetto, questi versetti a modo di introduzione. Ecclesiaste 3, versetti 1 a 3. Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare. Possiamo leggere fino al versetto 8 questi punti. Un tempo per gettar via pietre e un tempo per accoglierle, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare, un tempo per perdere, un tempo per conservare, un tempo per buttar via, un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per tacere, un tempo per parlare, un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Sono versetti questi che possiamo dire abbracciano tante azioni, tanti atteggiamenti di un essere umano. E come abbiamo visto in questo elenco ci sono anche dei termini, delle terminologie che noi non ci aspetteremo. Addirittura è scritto che c'è un tempo addirittura per uccidere e c'è un tempo per far guerra. Questo è sintomatico ed è emblematico, visto e considerato che nell'Antico Testamento il Signore ha stabilito, anzi ha sentenziato e ha ordinato in determinati periodi storici di muovere guerra e di sterminare intere popolazioni, ce lo ricordiamo. Ad esempio gli Amalechiti erano acerrimi nemici del popolo di Israele e dovevano essere sterminati. E questo era l'ordine che il Signore aveva dato al popolo di Israele prima di entrare in Canaan. Tutte quelle popolazioni che Israele avrebbe incontrato dovevano essere votate allo sterminio. Questo può risultarci strano, eppure il Dio che noi adoriamo è il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento, e non sono due dei diversi, è lo stesso Dio. Però è Lui che stabilisce i tempi. È Lui che stabilisce i tempi per fare una cosa, per fare un'altra, per cambiare, per eseguire quelli che sono i Suoi decreti e le Sue sentenze. Adesso capiremo perché abbiamo letto questi versetti, perché nel Salmo 79 Asaf torna nuovamente a farsi domande. È proprio, possiamo dire, che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Asaf torna nuovamente a fare domande che, ripeto, non sono domande di incredulità, ma sono domande volte a capire e a comprendere quello che è l'operato del Signore. Però quella lezione che sia Asaf e sia noi dobbiamo tenere presente è che i tempi li ha in mano il Signore. E quindi è Lui che li stabilisce, è Lui che decide quando muoversi, come muoversi, senza che siamo noi, ovviamente, a insegnare al Signore che cosa deve fare. Allora,
In questo salmo, e possiamo leggerlo tutto visto che è un salmo relativamente breve, vediamo che cosa dice, come prega Asaf il Signore. O Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio e hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine. Hanno dato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi santi alle bestie della campagna. Hanno sparso il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e non c'è stato alcuno che li seppellisse. Noi siamo diventati oggetto di derisione per i nostri vicini, oggetto di scherno e di derisione per quelli che ci circondano. Fino a quando? Queste sono le due domande che Asaf pone al Signore. Fino a quando, Signore, sarai tu adirato? La tua gelosia arderà come fuoco per sempre? Riversa l'ira tua sulle nazioni che non ti conoscono e sui regni che non invocano il tuo nome, poiché hanno divorato Giacobbe e hanno devastato la sua dimora. Non ricordare a nostro danno le colpe dei nostri antenati, affrettati, ci vengano incontro le tue compassioni, poiché siamo molto afflitti. Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome, liberaci e perdona i nostri peccati, per amor del tuo nome. Perché direbbero i popoli, dov'è il loro Dio? Sottolineiamo queste parole di Asaf perché sono molto importanti. Si conosca tra le nazioni sotto i nostri occhi la vendetta per il sangue dei tuoi servi che è stato sparso. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri secondo la potenza del tuo braccio. Salva quelli che sono condannati a morte. Restituisce ai nostri vicini 7 volte tanto l'oltraggio che ti hanno fatto, Signore. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti celebreremo in eterno. Proclameremo la tua lode per ogni età. Queste parole di Asaf ricordano molto da vicino alcuni salmi che noi abbiamo letto di Davide. Davide più che altro parlava di situazioni e di esperienze personali, ad esempio nel salmo messianico, nel salmo 22, troviamo parole che ovviamente hanno una connotazione piena nel Signore Gesù, però hanno anche una connotazione specifica per Davide che stava vivendo determinati momenti. Ad esempio, come inizia il salmo 22? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è lo stesso grido che il Signore Gesù esclamerà alla croce. Quindi queste parole che hanno un risvolto pieno nella persona del Signore Gesù, però avevano anche un risvolto specifico per Davide. E tante domande si poneva Davide, ma erano più che altro domande che si poneva per le sue situazioni ed esperienze personali, sia quando egli era perseguitato, sia quando lui doveva scappare via dai nemici, sia quando lui doveva pagare il prezzo e le conseguenze dei suoi peccati. Sempre un qualcosa di livello personale. Per Asaf no. I salmi di Asaf sono a livello, possiamo dire, collettivo. Lui abbraccia il popolo di Israele. E questa è una differenza che noi abbiamo tra i salmi di Asaf e i salmi di Davide. Certamente Asaf, lui si poneva domande anche per esperienze proprie personali, questo l'abbiamo visto nel salmo 73, però qui nel salmo 79 vediamo come lui è preoccupato per la situazione di Gerusalemme, per il popolo di Israele. E lui, come uomo di Dio e appartenente al popolo eletto, non poteva far finta di nulla, non poteva far finta di niente, non poteva essere indifferente, non poteva rimanere indifferente di fronte alla situazione disastrosa di Gerusalemme, perché è scritto, lo dice Asaf stesso, che Gerusalemme era un mucchio di rovine, la città santa, perché così è chiamata nel libro del profeta Isaia, e giungerà il tempo in cui veramente Gerusalemme sarà la città santa, la città fulcro in tutto il mondo, ma non è questo il tempo, e non è stato nemmeno il tempo ai tempi di Asaf. Anzi, Gerusalemme era diventata oggetto di, l'abbiamo letto, derisione, oltraggio, schermo, vergogna, infamia. E i nemici di Israele nel vedere Gerusalemme la deridevano. Questa sarebbe la città santa?
Quella sarebbe la città che Dio difende? Che il Dio di Israele difende? Ma dov'è Dio? E questa è una domanda, è la domanda che io vi avevo chiesto, cioè chiesto idealmente di sottolineare nella vostra mente, perché è la domanda su cui ruota tutto il Salmo 79. È la domanda su cui ruota tutto il Salmo 79. Qual era la preoccupazione di Asaf? Questa è stata sempre la preoccupazione dei salmisti. E impariamo dai salmisti in questo. Il fatto che il nome del Signore non veniva onorato. Anzi, veniva oltraggiato dagli stranieri, veniva bestemmiato dagli stranieri. E questo i salmisti non potevano sopportarlo, e nemmeno certamente Asaf. Egli ha dovuto vedere con i suoi occhi che i nemici di Israele sono entrati, non solo in Israele, ma sono entrati in Gerusalemme, l'hanno demolita, l'hanno distrutta, l'hanno ridotta a un mucchio di rovine, e le strade di Gerusalemme erano piene di cadaveri. Erano piene di cadaveri. E questa è la scena, certamente raccapricciante, che però Asaf ci presenta. Vedete, la Bibbia non ci nasconde nulla. Noi molto spesso, per i nostri tabù, per il nostro senso forse di umanesimo, tendiamo o a non ascoltare o a chiuderci gli occhi di fronte a certe affermazioni, ma sono affermazioni che troviamo nella Bibbia. Nel libro delle Lamentazioni, questo lo ricordo spesso, troviamo versetti che fanno raggelare il sangue, ma è sempre parola di Dio, non ci troviamo di fronte a un'altra parola, è sempre parola di Dio. E questo ci porta a considerare, visto che Asaf ammette, confessa, che la situazione di Israele, di Gerusalemme, è dettata a causa del suo peccato, perché Gerusalemme sempre ha dovuto pagare questo prezzo, sempre. Gerusalemme non era nei piani del Signore che Gerusalemme fosse ridotto a un mucchio di rovine, non era nei piani di Dio. Nei piani di Dio erano ben diversi. E possiamo star certi che i piani di Dio saranno portati a compimento. Possiamo star certi di questo. Il peccato dell'uomo mai fermerà i piani di Dio. Mai. La malvagità umana non l'ha mai fermata e ne fermerà mai i piani di Dio. Ad esempio, nonostante tutti gli attacchi del maligno, di Satana nel corso dei secoli, nel tentare di impedire l'incarnazione del Signore Gesù, il Signore Gesù si è incarnato. Il Salvatore del mondo, il Signore, si è incarnato. Nonostante tutte le macchinazioni di Satana, i piani di Dio non li può fermare nessuno, né Satana né la malvagità dell'uomo. Però attenzione. Abbiamo letto nei versetti iniziali, nel libro dell'Ecclesiaste, c'è un tempo per ogni cosa. C'è un tempo per costruire, e c'è un tempo però anche per demolire. C'è un tempo per far guerra, c'è un tempo per la pace. Ogni tempo è stabilito dal Signore. E Asaf ha avuto nel raccontare, direi con dovizia di particolari, proprio queste scene così raccapriccianti, come nel versetto 2: hanno dato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo e la carne dei tuoi santi alle bestie della campagna. Nel linguaggio dell'Antico Testamento, e qui non ci troviamo di fronte a un linguaggio simbolico, qui è proprio letterale. È letterale, una scena letterale quella che Asaf ci propone. Questa era il massimo della vergogna. Il massimo della vergogna. Sapete quando nella Bibbia troviamo il massimo della vergogna per un essere umano? Non sto parlando del giudizio finale, non sto parlando di quello. Sto parlando in senso fisico. In senso fisico. Qual era il massimo della vergogna? Non ricevere sepoltura. Leggete i libri dell'Antico Testamento, i libri profetici, e scoprirete questa grande cosa. La massima infamia per un essere umano era non ricevere sepoltura. Uno direbbe, sì, beh, il corpo non ha più vita, non sente più sofferenza a livello, intendo, fisico. Però significava che non c'era nemmeno il rispetto
per l'essere umano in genere. E qui noi leggiamo che questi cadaveri non hanno ricevuto sepoltura. La malvagità dei nemici di Israele, che voleva, che bramava, che anelava l'annientamento totale di questo popolo, e in tanti ci hanno provato, ma nessuno ci è mai riuscito. Addirittura non soltanto hanno provocato uccisione, ma hanno infierito sui cadaveri stessi. Qualcosa di veramente mostruoso. E come poteva rimanerci Asaf di fronte a una scena del genere? Un uomo di Dio, che reazione poteva avere? Questa reazione. Asaf non ce la faceva più. Asaf diceva: Signore, è appunto le domande che abbiamo nel versetto 5. Fino a quando, Signore, sarò costretto a vedere queste cose? Fino a quando? Ecco qui il brano di Ecclesiaste. C'è un tempo, caro Asaf, per ogni cosa. Adesso Israele, Gerusalemme, devono sopportare queste cose. Non per sempre, per un tempo ben stabilito. Per quanto riguarda l'assedio babilonese, ad esempio, il tempo fu 70 anni e i 70 anni passarono tutti quanti. Non ci furono sconti, eppure nel libro delle Lamentazioni leggiamo, ed è Gerusalemme che parla, e dice nel capitolo primo: Signore, io ammetto di aver sbagliato, confesso il mio peccato, nel capitolo primo e nel capitolo 4, ma i 70 anni se li ha fatti tutti se li ha fatti Gerusalemme, non ci sono stati sconti. Alla fine dei 70 anni c'è stata la liberazione, come il Signore aveva promesso. C'è un tempo. E ancora in questo Salmo Asaf ci ricorda proprio come il peccato porti sempre delle conseguenze drammatiche. Hanno sparso il loro sangue, versetto 3, come acqua intorno a Gerusalemme, ed è qui che appunto leggiamo quello che dicevo prima, e non c'è stato alcuno che li seppellisse. E dopo questo, infatti, che cosa dice Asaf? Noi siamo diventati oggetto di derisione per i nostri vicini, oggetto di scherno e di derisione per quelli che ci circondano. Questo è sempre stato ed è il proposito del sistema mondo. Se noi abbiamo a che fare con persone che non vogliono saperne del Signore, che non vogliono saperne del suo messaggio, questa sarà la reazione, per non parlare di reazioni che possono essere ancora peggiori: derisione, scherno, oltraggio. Non potremmo aspettarci altri tipi di reazioni. L'altra reazione opposta quale sarà? Riflessione, avvicinamento al messaggio del Vangelo e poi probabile conversione. Ma se così non sarà, ci sarà derisione. Trovate un altro tipo di reazione voi? Quando parlate ai vostri amici di casa, chi trovate? Quali reazioni trovate? Io trovo queste. O trovo interesse o trovo scherno. Non ce n'è un'altra. Questa era la reazione che Asaf aveva sperimentato, ma il dolore di quest'uomo non è per lui, e così deve essere anche per noi. Se una persona, un mio collega di lavoro, un mio vicino di casa, oltraggia il messaggio del Vangelo, oppure mi dice: ma che cosa stai a credere tu alle soglie del 2012, credi ancora a queste cose? Io personalmente non me la prendo e non me la devo prendere. Ciò che mi fa soffrire però è che una creatura di Dio si permette di disonorare il Signore. Questo mi fa soffrire. Non è per me personalmente. È il fatto che il nome del Signore, esattamente come avveniva in questi tempi, non viene onorato. E allora quando Asaf dice: fino a quando, Signore? Egli sta chiedendo: fino a quando, Signore, permetterai che il tuo nome venga continuamente calpestato? Fino a quando? Quando andrà avanti questa situazione?
quanto andrà avanti. È bello leggere nelle lettere, nell'epistola di Pietro, non ricordo se è la prima o la seconda, quando l'Apostolo parla della pazienza del Signore. Io credo che la pazienza del Signore risponda a tutte le nostre domande, a tutti i nostri perché. Fino a quando, Signore, dovrò sopportare una simile cosa? Fino a quando, Signore, Tu sopporti una simile cosa? Perché Egli è paziente. Perché Egli desidera che sempre più anime si convertano, che sempre più anime lo accettino e credano in Lui. Anche se fosse per me, ovviamente il mio desiderio è che oggi stesso il Signore torni. E questo è un desiderio che Dio gradisce, è un desiderio che a Dio piace. Ma se noi vediamo che i tempi si prolungano, quando invece noi vorremmo che i tempi venissero accorciati, è per la pazienza del Signore, per il fatto che Lui è paziente. Io mi comporterei in un modo diverso, sbagliando, ma il Signore, che fa ogni cosa perfettamente, Egli prolunga i Suoi tempi per la Sua pazienza. Perché c'è una cosa che dobbiamo considerare, ad esempio parlando della deportazione babilonese, Gerusalemme per 70 anni fu deportata, ma Babilonia ebbe 70 anni di tempo per convertirsi, per ravvedersi. E non possiamo dire che Babilonia non ha avuto le possibilità. Quando noi andiamo a leggere nel libro del profeta Daniele, Babilonia ha conosciuto 4 uomini di Dio che hanno portato il messaggio del Dio di Israele a Babilonia. Chi si convertì in tutti quegli anni? Uno solo, il re Nebucadnezar. Nel capitolo 4 di Daniele trovate la confessione di fede di quest'uomo. Chi altri? Non possiamo saperlo, ma la scrittura registra soltanto lui. Soltanto lui. Ebbene, noi vediamo come i piani del Signore si intersecano delle volte. E noi ci chiediamo il perché, ma le risposte le troviamo in quella che è la pazienza e la grazia del Signore. Però parla anche di un'altra cosa, Asaf, molto interessante. La tua gelosia arderà come fuoco per sempre. Perché parla della gelosia? Perché parla della gelosia? Molto spesso si parla dell'ira del Signore. No, qui si parla della gelosia. Perché qui Asaf conosce e sa molto bene che uno dei tanti nomi che abbiamo del Signore, questo è un nome composto, nella scrittura ci sono sia nomi singoli sia nomi composti, è qual è? Il Dio geloso. È uno dei tanti nomi del Signore. E quando Egli si presenta in quel modo, quando Lui vuole sottolineare il fatto che Israele è sua proprietà, nessuno lo deve toccare, ma nemmeno Israele deve avere il più lontano pensiero di scegliersi un altro Dio al posto del Dio di Israele. Ecco perché il Signore si definisce in questo modo, il Dio geloso. E che cosa leggiamo nell'epistola di Giacomo a riguardo di noi? Andiamo a leggere questo brano, Giacomo capitolo 3. Capitolo 4, scusate, versetti 4 fino a 4 e 5. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio o contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? Oppure pensate che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Qui noi vediamo lo stesso concetto.
Lo Spirito del Signore che Dio stesso ha messo in noi, lo Spirito del Signore che dimora dentro di noi, ci brama, ci desidera in un modo impressionante. Ovvero il Signore desidera che noi, che siamo sua proprietà, pensiamo sempre a Lui, agiamo come agirebbe Lui, parliamo come parlerebbe Lui. Ovvero Lui deve essere il nostro chiodo fisso. Pensiamo a che desiderio qui il Signore fa riferimento. Ecco perché il Signore, attraverso Giacomo, dice: se tu vuoi essere amico mio, non puoi essere amico del mondo. Le due cose vanno di contrasto. O sei amico del mondo o sei amico mio. Visto che io sono il Dio geloso, io non posso permettere che anche una piccola porzione del tuo cuore non mi appartenga. Io voglio il 100% di te. Sempre il Signore vuole questo. E Lui non abbassa i suoi standard a causa delle nostre cadute. Lui vuole il 100% del nostro cuore, della nostra mente, della nostra anima, di tutto noi stessi. Ecco perché il primo comandamento, che cosa dice? Non semplicemente ama il Signore Dio tuo, no, no. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, ovvero con tutto il tuo essere. Non semplicemente amalo al 50%, al 60%, all'80%, al 90%, no, con tutto il tuo cuore, al 100%. E questo è il primo comandamento, è il primo del decalogo. E noi sappiamo che dei due comandamenti che riassumono la legge, il Signore Gesù, quando li cita, cita questo come primo: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua mente. Nel versetto 8 leggiamo che Asaf, e qui mette in evidenza il motivo per cui Gerusalemme si trovava in queste condizioni, è a causa delle colpe degli antenati, dei padri, che si erano ribellati al Signore, che avevano disubbidito la sua parola, e per questo motivo Gerusalemme l'ha pagata cara, e ci hanno rimesso anche le discendenze successive. Io faccio sempre come riferimento, perché è quella più conosciuta, la deportazione babilonese. Nell'arco di 70 anni ci sono state altre discendenze, altre generazioni. Daniele non era colpevole, faccio l'esempio di lui, insieme ai suoi amici, non era colpevole in prima persona di ribellione, però si trovava deportato a Babilonia. Perché? A causa delle colpe dei padri, dei suoi antenati. Purtroppo l'hanno pagata le discendenze successive, le colpe degli antenati. E questo non è che è sempre successo così, anche perché poi leggiamo che nel libro del profeta Ezechiele che le colpe dei padri devono pagare i padri e i figli devono pagare le loro colpe. Però noi vediamo che in determinati momenti non soltanto chi ha commesso peccato ha pagato il prezzo, ma anche coloro che non hanno compiuto fisicamente e letteralmente il peccato. E qui Asaf si trova coinvolto in una situazione che è più grande di lui, di cui lui non era colpevole. E difatti dice: non ricordare a nostro danno le colpe dei nostri antenati. Loro hanno commesso le colpe, non le ho mica commesse io. Questa era la riflessione che si faceva Asaf. Affrettati, ci vengano incontro le tue compassioni, poiché siamo molto afflitti. E Asaf sta certamente parlando di un'afflizione intensa, dolorosa, appunto provocata dal fatto che Gerusalemme si trovava in quelle condizioni, che il nome di Dio non veniva onorato, soprattutto questo. Tanto che egli dice nel versetto 10, quel versetto che vi ho chiesto di sottolineare: perché direbbero i popoli dov'è il loro Dio? Si conosca tra le nazioni sotto i nostri occhi la vendetta per il sangue dei tuoi servi che è stato sparso. E qui inizia, possiamo dire, la seconda parte di questo salmo,
sempre Asaf vediamo che utilizza questo schema. Qui prima parla della situazione generale, di ciò che lui prova, e poi la richiesta di intervento del Signore. Soccorrici, Signore, dice nel versetto 9, per la gloria del tuo nome. Desiderio di Asaf era che il nome del Signore venisse nuovamente onorato. Ci ricordiamo cosa accadeva nell'Antico Testamento, ad esempio nel leggere il libro dell'Esodo, il libro dei Numeri, quando il popolo di Israele vinceva, il nome del Signore veniva onorato dagli stranieri, erano terrorizzati dal Dio di Israele, erano spaventati. Ecco perché ad esempio il re di Moab, Balak, mi va ad assoldare un falso profeta di nome Balaam per maledire Israele, perché lui sapeva che non poteva far nulla contro quel popolo, un popolo che era più piccolo di Madian, però aveva paura, perché lui aveva sentito le notizie delle varie vittorie di Israele. E dice, come faccio io adesso? Lui sapeva che sopra Israele c'era il Dio di Israele, come faccio a fronteggiarlo? Allora vediamo di prendere un falso profeta che mi vada a maledire quel popolo. Vedete che reazioni diverse. Qui Asaf sottolinea derisione, oltraggio, scherno. Ma quando invece gli stranieri venivano a contatto di un popolo vittorioso, le reazioni erano completamente diverse. Quanto è bella la confessione di fede che fa Rab, la prostituta di Gerico, quando lei dice: per le notizie che ci sono giunte delle vostre vittorie, io ora so e riconosco che non c'è altro Dio se non il Dio di Israele. Che bella confessione che fa questa donna. E non ci sono state incontri su incontri su incontri per cercare di convertire questa donna. Questa donna si è convertita attraverso delle notizie di vittorie che gli erano giunte. Questa donna si converte e abbandona, lascia tutti i suoi idoli, perché Gerico era una città idolatra, e lascia tutti i suoi idoli per riconoscere l'unico e vero Dio, il Dio di Israele. Questo Asaf desidera, che tornino nuovamente quei momenti gloriosi, quei momenti dove Israele trionfava e il nome di Dio veniva onorato anche in mezzo agli stranieri. Ecco perché versetto 11 Asaf dice: giunga fino a te il gemito dei prigionieri, secondo la potenza del tuo braccio salva quelli che sono condannati a morte. Qui possiamo dire che Asaf intercede per il popolo, per Israele. Restituisce i nostri vicini 7 volte tanto l'oltraggio che ti hanno fatto, o Signore. Perché Asaf parla del 7 volte? Al di là del numero 7, che noi sappiamo è un numero che parla di pienezza, che parla di perfezione, soprattutto se connesso alla persona di Dio. Ma nel libro del Levitico voi leggete che se Israele avesse trasgredito e disubbidito al Signore, il Signore lo avrebbe retribuito, in senso negativo, quante volte? 7 volte di più. 7 volte di più. Tu pagherai un prezzo 7 volte superiore a causa del tuo peccato. E qui Asaf sta dicendo: restituisci ai nostri vicini 7 volte di più il loro oltraggio. Perché la legge diceva che in caso di ribellione, e qui si parla di una legge nazionale, collettiva, Israele avrebbe pagato 7 volte di più il suo peccato. Ora, questa retribuzione, Asaf sta chiedendo al Signore che venga spostata, che venga data agli stranieri, a questi nemici di Israele, che, attenzione, è vero che i nemici di Israele molto spesso furono strumenti nelle mani di Dio per punire il popolo, anzi sempre possiamo dire. Babilonia fu uno strumento nelle mani di Dio per punire Gerusalemme. Ma quando superavano il limite, allora il Signore interveniva. Quando questi nemici abusavano della cosa, allora il Signore interveniva. Babilonia ha abusato e l'ha pagata molto caramente.
come l'hanno pagata tutti coloro che, pur essendo stati strumenti nelle mani di Dio, hanno abusato con la loro malvagità e con la loro violenza. E possiamo dire che questa richiesta di Asaf, se pensiamo ad esempio a Babilonia, ma anche ad altre nazioni come la Siria e tutto quanto, è stata pienamente esaudita, perché hanno pagato caramente per la loro malvagità. E poi questo salmo si conclude con il versetto 13, dove abbiamo proprio questo desiderio di Asaf di unirsi con tutto il popolo per tornare nuovamente a gioire. Quando dice: e noi, tuo popolo, e gregge del tuo pascolo, ti celebreremo in eterno e proclameremo la tua lode per ogni età. La gioia è sempre, o molto spesso, in connessione alla liberazione nella scrittura. Quando un prigioniero veniva liberato, aveva motivo veramente per gioire e per rallegrarsi. Quello che sta dicendo Asaf è che noi avremo motivo di tornare nuovamente a celebrarti, a rallegrarci, a gioire nel momento in cui tu interverrai e nel momento in cui tu agirai in questo modo. Qualcuno potrebbe fare la domanda: ma io allora forse non ho motivo di gioire anche se mi trovo nella sofferenza? Certo che io ho motivo di gioire quando mi trovo nella sofferenza, perché il Signore è in grado di darmi una pace e di darmi una gioia che è al di là di ogni immaginazione. Ma proviamo un attimino a, idealmente, metterci nei panni di Asaf. Come ci comporteremo noi nel vedere dapprima una scena raccapricciante come quella che descrive all'inizio, e poi non soltanto questa situazione si conclude, ma Israele torna nuovamente ad essere quel popolo benedetto dal Signore? Ah beh, certamente abbiamo un cambiamento di atteggiamento e un cambiamento di reazione veramente notevole. Ecco perché Asaf, qui nel versetto 13, parla di questa celebrazione, di questa lode, che però io vorrei precisare, come figlioli di Dio siamo chiamati a mostrare anche nel momento della sofferenza. L'adorazione a Dio non va soltanto quando le cose vanno bene. L'adorazione a Dio, la lode al Signore, va anche quando le cose vanno male. E quindi, e questa è una lezione che abbiamo nella scrittura. Dio ha il diritto di essere adorato 24 ore su 24, a prescindere dalle situazioni che noi stiamo vivendo. Egli va adorato, ne ha il pieno diritto, per i tanti motivi che noi conosciamo e sappiamo molto bene. Ma credo che possiamo capire e comprendere anche queste parole del salmista Asaf. Ebbene, in conclusione, io credo che anche questo salmo abbia delle belle lezioni da porre nella nostra mente. Dal brano iniziale che noi abbiamo letto, ovvero che Dio ha tutto sotto controllo ed è Lui che conosce i tempi, è Lui che li conosce e che sa quando e come agire, ma nello stesso tempo in noi non vi può mai essere indifferenza nel momento in cui vediamo che il nome del Signore viene disonorato a causa della malvagità dell'uomo. Non possiamo essere indifferenti nel momento in cui vediamo che il popolo di Dio, che oggi è la Chiesa del Signore Gesù, magari non cammina secondo i dettami, le regole del Signore. Non possiamo essere indifferenti, perché ciò a cui noi bramiamo è il fatto che il nome del Signore venga sempre onorato in tutto e per tutto. Perciò che veramente la parola del Signore possa far breccia nel nostro cuore e che possiamo tenere a mente anche questo breve salmo di Asaf che abbiamo letto questa sera. Amen.